troviamo nell'ex scuola del Fossatello, scuola elementare, oramai una scuola che non è più usata come per questi scopi, si sa, la popolazione in questi paesini diminuisce. Però oggi un'aula di queste, una stanza di questo abitato è stata adibita a una mostra di funghi. Eh sì, il fungo, questo cibo così ricercato da tanti italiani, così amato, così stimato per il gusto, per la bontà, diciamo anche per la peculiarità e se non altro per la rarità, perché non tutti poi sanno trovare i funghi, chi abita in città mica è facile poi scovare i funghi nei boschi come noi che siamo qua nella zona orvietana. Bene, una mostra poi di funghi, ma veramente curata da persone veramente che conoscono questo quest'ambiente dei funghi. E noi abbiamo qui il signor Alessandro, non è del Fossatello, ma è stato, diciamo, invitato a venire qui dai suoi amici che abitano questa zona, proprio per allestire una mostra aperta al pubblico del Fossatello, ma dell'Orvietano in genere. Allora, signor Alessandro, una buonasera. Buonasera. E io voglio anche presentarla, perché prima abbiamo un po' conversato, prima di entrare in questo, e ho scoperto che lei è una persona che non è tanto conoscitore del fungo buono e cattivo, ma lei è anche una persona esperta che va all'Università La Sapienza di Roma per insegnare, ecco, a quelle persone che poi che ogni comune ha l'obbligo di avere, per dar consigli poi a chi va lì, dei cercatori funghi. Quindi una persona, vedrete, preparatissima, e mi ha dato delle notizie così nuove per me, ma credo anche per voi telespettatori, che sicuramente vi interesserà. Ma diciamo una cosa, in Italia purtroppo siamo uno dei popoli che mangia più funghi, però non esiste assolutamente la cognizione del fungo, perché la raccolta funghi è sempre stata fatta, per sentito dire, tramandata da padre in figlio, dal vecchio del paese al ragazzino. Grazie alle associazioni micologiche di cui io faccio parte, siamo riusciti a spingere i politici in maniera tale che nel 1993 è stata emanata una legge nazionale, la 352, in cui venivano poste delle basi che magari molte sono andate, come si dice, eluse, però la legge nazionale metteva dei punti ben precisi. Intanto cominciava a dire che per raccogliere i funghi bisognava essere in possesso di autorizzazione. I funghi si potevano raccogliere solo quelli commestibili. E noi nel 92-93 in Italia viaggiavamo su 7-8 mila intossicati l'anno. Siamo arrivati a 10-12 mila giornate di rianimazione occupate da intossicati da funghi. Una cosa che forse la popolazione non sa, che tutti gli anni noi abbiamo centinaia di persone che si salvano dagli avvelenamenti, ringraziando la sanità a cui è giunta oggi, molte persone si salvano, però non molti sanno che tantissime di queste persone che si salvano poi vanno in dialisi per tutta la vita. Perché? Perché i funghi velenosi hanno delle tossine che vanno a colpire le cellule renali, cellule epatiche, e quindi uno che viene colpito alle cellule renali andrà in dialisi per tutta la vita. Dice, si è salvato, ma diventa un prezzo per la comunità. Quindi noi abbiamo cercato di obbligare nella regione Lazio, nelle Marche, in Lombardia. Oggi è obbligatorio frequentare dei corsi per poter raccogliere i funghi. In Umbria purtroppo è stato mandato alle comunità montane, non è che io ho qualche cosa contro le comunità montane, però ripeto, questa è una materia talmente importante che andrebbe demandata non alla comunità, non al comune, ma andrebbe demandata alle scuole. Questa dovrebbe essere, noi ci preoccupiamo di dar patentine ai ragazzini perché se ne ammazzano 10, ma quanti se ne ammazzano tutto l'anno con i funghi? Ossia, è una materia che
ripeto, dovrebbe entrare nelle scuole. Oggi c'è entrata come mostra, però noi in Italia abbiamo oltre il 70% del paese boscato. Noi nasciamo in un comune boscato e non sappiamo il motivo per cui la pianta è più verde di quell'altra, o perché magari abbiamo la fortuna di avere le castagne che non si ammalano. Perché? Perché i castagneti del centro-sud Italia hanno sempre avuto la fortuna di avere centinaia e centinaia di specie di funghi che gli hanno fatto da antidoto, hanno fatto da protettori. Noi oggi abbiamo centinaia e centinaia di medicine estratte da funghi, cominciando dalla la più vecchia, la penicillina. Nel 24, quando ai studenti di Fleming cadde un arancio, come si dice, fracico si dice a Roma, sì, no, da noi. Hanno visto che i batteri sono morti, però mi è passato manco per l'anticamera del cervello. 5 anni dopo è successo a Jean Fleming, il cervello, l'intelligenza, ha capito che su quell'arancio completamente avvolto dalla muffa c'era qualche sostanza che uccideva i batteri, ha scoperto la penicillina. Dalla penicillina abbiamo avuto gli antibiotici, oggi abbiamo tutti quei funghi là che contengono decine e decine di metaboliti primari e secondari anticancerogeni. Questo è il fungo. È logico che quando si parla di fungo la prima domanda qual è? Se magna? La legge del 93 in qualche modo ha detto: facciamo conoscere la famiglia dei funghi, cioè questa grossa schiera di questo, come possiamo chiamarlo, dei vegetali. No, non sono vegetali. Non sono vegetali, perché i funghi comunque funghi, oggi sono del regno dei funghi. Oggi perché? Perché in effetti la persona che mangia il fungo velenoso diventa non solo un problema per se stesso, ma diventa un problema per la società. Quindi non si muore solo di incidenti di motorino, ma come ha detto Alessandro, si muore anche di funghi. Quante volte sentiamo dire per televisione una famiglia intera è morta, hanno mangiato funghi che credevano buoni, non erano, eccetera. Ora, avete capito quindi l'importanza di una legge che regolamenti veramente in tutto il territorio nazionale, però, perché mi sembra che lei ha parlato solo del Lazio, Marche, l'Umbria più un po' meno. Io vedo, anche io stesso vado a cercare funghi, nessuno mi ha obbligato a prendere un patentino oppure a fare delle lezioni per conoscere i funghi. Quindi ci vorrebbe che questa legge sia più severa, quindi ecco, evitare questi inconvenienti, che non sono pochi in Italia. Morti per fungo, e quelli che non muoiono, come dice, possono rimanere meno mati, un costo per la società, ma anche ecco, una menomazione per la propria vita, che effettivamente per l'ignoranza della conoscenza dei funghi. La legge quindi nel 93 per loro ha detto, in qualche modo è stata presa in considerazione. Che fine ha fatto? Allora, diciamo che molte regioni hanno legiferato dopo 3, 4, 5 anni. Per esempio nel Lazio la 32 è stata emanata agosto 98, doveva andare in vigore nel 99, è stata rimandata nel 2000. Nel Lazio è obbligatorio frequentare un corso minimo di 12 ore, purtroppo non siamo riusciti a obbligarli a un esamino, quindi l'obbligatorietà, c'è gente che viene, dorme, però è presente, quindi bisogna dargli il patentino. Bisogna dargli però, però non sono conoscitori dei funghi. Ripeto, però questo... qui non c'è neanche questo, tanto lì ci scapperà, come si dice, la pecora nera che non ha preso perché dormiva durante le lezioni, però tanto qualcuno ascolta. Qui non c'è neanche quest'obbligo di prendere il patentino. Ma perché? Perché, ripeto, la legge nazionale è stata disattesa, perché la legge nazionale diceva che per raccogliere i funghi bisogna essere in possesso di autorizzazione. Nelle sanzioni era scritto che detta autorizzazione poteva essere revocata in caso di grave infrazione. Allora, se io vado al comune di Orvieto, pago le 100.000 perché non sono residente, quindi abito in un'altra regione, e posso tranquillamente raccogliere i funghi velenosi e ammazzare chi mi pare. Perché paghi?
Però qui chi va a cercare foglie non paga nessuno. Il residente. Ah, il residente. Il residente, perché io che non sono residente, a parte che io qualche anno fa sono riuscito a ottenere il permesso per raccolta studio, in effetti io raccolgo per studio perché sono anni che non mangio più funghi, però per raccolta studio devo presentare la domanda alla regione i primi di gennaio, entro il mese di dicembre devo presentare la relazione con tutti i lavori che ho fatto durante l'anno. Quest'anno io ho fatto una mostra a suo ospedaletto a San Venanzo, quest'altra qui. Non è che questo è una mostra estemporanea, i funghi raccolti, siccome sono stati raccolti qui nella Valle del Tevere, quindi nei dintorni del lago di Corbara, qui a Fossatello, quindi sono funghi prettamente locali. Questi funghi adesso farò tutto un elenco, questo elenco viene mandato al comune di Orvieto, alla provincia di Terni, perché Orvieto fa parte della provincia di Terni, e rimarrà agli atti per i funghi che sono presenti nel territorio. Cosa significa questo? Significa che quindi verranno segnalati sia i funghi patogeni, quindi se ci sono delle infezioni a livello forestale. Fortunatamente né su Alpeglia né qui sembra che ci siano dei forti inquinamenti. Significa che l'ambiente ancora è sano. Mantenere l'ambiente sano. Come avrebbe visto che il fungo, che c'era l'inquinamento, quindi come avrebbe trovato i funghi se qui esisteva l'inquinamento atmosferico oppure di terreno? Diciamo questo, che la forte presenza dei funghi significa un buon stato di salute del bosco. La presenza di funghi patogeni, quindi funghi, quelli lignicoli, è minima. Se vedete abbiamo una decina di specie. Ah, ecco, quando c'è inquinamento ci sono più funghi e lignifichi, cioè lignifichi, diciamo, quelli duri che si attaccano magari ai tronchi delle piante, eccetera. Quando c'è molta presenza di quelli, una zona un pochino infetta. Un esempio pratico, noi utilizziamo il famoso chiodino, l'Armillaria mellea, per determinare l'inquinamento, perché il chiodino, più c'è presenza di chiodino, più significa che il bosco è malato. Ah, ecco. Noi a tutt'oggi ancora non esce il chiodino qui in zona. Quindi cosa non l'ha trovato. Significa che il bosco ancora è sano. No, vogliamo far vedere, vabbè, adesso ci ritorneremo su funghi duri, di nifoli oppure per altri. Quindi lei insegna all'università La Sapienza, ai corsi per micologi. Io vedo qui tutti i funghi con un nome che di solito noi poi volgarmente si chiamano con altri, no? Quindi quante specie di funghi si conoscono attualmente? Diciamo ad oggi classificate di funghi visibili macroscopicamente, quindi da un millimetro in poi, ne abbiamo circa 30.000 classificati. Noi e un micologo dovrebbe conoscerle tutti? Lei quante ne conosce? Non c'è bello elettronico. Potrebbe. Diciamo che io nei miei 42-43 anni, quando ci troviamo in presenza di 4, 5, 600 specie, normalmente le ho classificate nel mio computer cervellare portatile. Non lo so, ne conoscerò. Però ecco, uno volesse, però nei libri, nei testi si trovano tutte le specie, qualcuno la classifica. Si trovano tutte, in effetti. Però come si fa poi a dire un numero così preciso di tutte le Beh, diciamo che ad oggi le specie classificate, perché le specie che vengono determinate vanno poi inserite nel giornale botanico, anche se i funghi oggi non fanno più parte del regno vegetale, però rientrano sempre nel giornale botanico. Io quest'anno per esempio ho tra macrofunghi e mixomicedi che studio con un amico di Roma, ne abbiamo portati 7-9 nuove specie, ossia, perché le specie sono, ripeto, classificate e quindi iscritte nel giornale botanico.
Poi uno che si dedica a questo studio partecipa a decine di associazioni, è scritto, io per esempio, a tutte le riviste inglesi, francesi, olandesi, è una spesa non indifferente. Ah, immagino. Ora, una mia curiosità che ce l'ho avuta sempre, l'ho chiesta più di una volta, però non sono rimasto mai tanto convinto. Noi conosciamo i funghi buoni, quelli mangiarecci, e quelli che non sono buoni. Poi tra quelli che non sono buoni sono quelli che effettivamente ti possono anche ammazzare, oppure, ecco, come si diceva prima, causarti dei danni enormi. Ma insomma, come si è arrivati a dire questo è velenoso, questo no? Con l'assaggio, con l'esperienza, questa sulla pelle degli esseri umani. Però noi oggi sappiamo che ci sono interi generi dove non esistono funghi velenosi e ci sono interi generi dove non esistono funghi commestibili. Ossia, il porcino, dal mio punto di vista, è il fungo a misura di somaro, perché dove c'è la spugna non ci si ammazza. Allora, quando uno... Il bello dei funghi, perché nel tuo subconscio c'è il pericolo. È come quello che si butta dal ponte per fare cosa, no? Noi altri andiamo a cercare i funghi perché c'hai sempre nel subconscio il pericolo del fungo. Però il porcino è il meglio? È il meglio perché, ripeto, dove c'è la spugna non ci si ammazza. Quindi c'è sicurezza. Lo conoscono un po' tutti, è facile a conoscersi. È facile a conoscersi, ripeto, che poi si conosce così. En passant, perché se io a uno dico il porcino è un fungo che ha la spugna, carne bianca, dolce e immutabile, quello mi dice, ma se c'ha il gambo fino o se c'ha il gambo grosso. Ho detto prima, io 30 kg fa ero sempre io, non è che sono cambiato ingrassandomi o dimagrendo, sì, sì. Però sono le caratteri che la gente conosce. Noi qua si parla delle palombelle, no? Allora la gente viene e dice, ma come, quello è velenoso, io ho sempre mangiato. Guarda che non c'è scritto velenoso, c'è scritto non commestibile, perché è un fungo piccante, non tutti possono mangiare roba piccante. Oh, allora adesso vogliamo fare, cominciamo intanto a vedere, noi abbiamo detto dei funghi che sono duri, legnosi, esatto. Quello sono un indice che c'è inquinamento. Noi qui abbiamo dei funghi duri, questo per esempio è duro, quello lì è duro, ne vedo anche questo. Sì, no, ma sono pochi. Sono rispetto pochi. Alle 200 specie esposte ce ne abbiamo 15, quindi è un 1%, è una quantità pochissima. E poi diciamo che molti di questi non sono funghi che attaccano la pianta viva, ma attaccano la pianta morta, quindi aiutano a accelerare il posto per la pianta nuova. Quindi anche qui è un ciclo naturale che aiuta quindi a rifare il ciclo. Diciamo che il fungo inizia la vita sulla terra creando simbiosi con l'alga, quindi creando il lichene, e chiude la vita sulla terra distruggendo tutto ciò che non serve più e ritrasformandolo in sostanze primarie. Questo è il compito dei funghi sulla terra. Aprono e chiudono il ciclo della vita. Quindi sono importantissime, e questo è anche forse questa importanza che hanno i funghi, questo ruolo importante, no? Nella trasformazione, che a un certo punto oggi incominciano a vietare un numero, una quantità di funghi non più di tanti, cioè dicono tu puoi andare a funghi però non puoi prendere più di 8 kg, è questo il motivo, perché è giusto non sterminarli. Sì, ma dal mio punto di vista io dico una cosa, che se la conoscenza dei funghi fosse portata a livello scolastico, il bambino che cresce studiando oltre alla storia Garibaldi e compagnia bella saprebbe che ci sono delle elvelle che sono degli ottimi commestibili, dei Graterellus, degli Idnum, le elvelle sono queste. Questo qui per esempio è un fungo che io secondo me lo raccolgono in pochissime, proprio perché, ma perché è ignoranza. Allora se io ho la possibilità di raccogliere 600-700 specie di funghi, ecco, non distruggerò mai il posto per cercarne una. Questo ha detto che si chiama, questo qui non questo lo chiamano, prima è venuta una signora, ha detto questo, aspetta, come l'ha chiamato, il pelosello, no? No, l'ha chiamato, la lingua.
Dico, scusi, perché la lingua? No, io lo conosco sotto un altro nome che adesso mi sfugge, però non è la lingua. È tutto rasposo come la lingua. Allora, la lingua, io avevo sempre conosciuto un Pettinelli, pugno. Pettinelli. Qualcuno li chiama Pettinelli. Sì, li io chiamano Pettinelli, Galletti, Veloso. Io li conosco come Pettinelli. E questa signora prima andava cercando la lingua. Ecco, allora signora Alessandra, al di là del nome, che ognuno li chiama poi volgarmente, si conoscono i funghi per vari nomi, ci sono dei funghi che sappiamo, prima ne avevamo parlato, che servono anche in medicina, ce ne sono molte di queste. C'è qui qualche fungo particolare che ha risolto qualche malattia grave magari? Diciamo che il 99% delle medicine sono state create sfruttando i principi attivi dei funghi, specialmente i funghi questi lignicoli hanno numerosi metaboliti primari e secondari che hanno effetto terapeutico sia nei riguardi dei tumori, nei riguardi di tantissime malattie. Noi abbiamo qui un fungo, questo lo puoi prendere. Lo facciamo vedere alla telecamera. Sembra la testa di un cobra, no? Di un serpente, con questo cappello infatti. Messo da una parte. Questo fungo per esempio riveste un'importanza grandissima nella medicina cinese. Questo veniva utilizzato dai cinesi siccome contiene moltissimi principi immunoprotettori. Calcolate che questo fino ai primi del Novecento, se un cinese veniva trovato in possesso di questo fungo, veniva ucciso, perché questo era riservato esclusivamente all'imperatore. Addirittura, quindi erano anche rari, si vuol dire. Diciamo che è un fungo che, siccome si nasce e vive sulle radici degli alberi, quindi viene facilmente confuso con il legname. Perché? Perché se è lignicolo già dal momento che nasce, però risulta che ha moltissimi principi, ripeto, immunoprotettori, quindi viene utilizzato anche contro l'AIDS, contro tantissime medicine. Però che lei sappia, la medicina tradizionale nostra non l'usa, questa è la medicina alternativa. Tradizionale non lo accetta, però noi sappiamo benissimo che la mummia del Similau aveva due funghi, uno è quello là, il Fomes officinalis, e uno è questo qui, il Fomidopsis betulinus. Se sì, sono due funghi. La mummia aveva sulle mani questi. Aveva nella bisaccia, insieme alle frecce, aveva questi due funghi. Quello gli serviva per accendere il fuoco e questo era il primo presidio ospedaliero, perché è un fungo che serve. Esatto, in caso di ferite veniva passato sulla ferita e quindi la ferita si cicatrizzava, e è un emostatico fortissimo. 7.000 anni fa era conosciuto. Oggi non so se l'operatore l'ha potuto prendere bene. E questo nasce, quindi però, quindi se uno c'ha una cicatrice non lo scopriamo sopra. Sì. E viene passato sulla ferita e la ferita si cicatrizza prima. Questo lo sanno, penso che oggi lo sanno pochissimi. Io penso ecco, nessuno. Ecco l'utilità di parlare dei funghi alle scolaresche, allora, quando il ragazzino cresce, sta crescendo, per fargli capire non solo che il fungo non è solo un qualcosa che si mangia, ma si va ben oltre, che è lui che in qualche modo regolamenta, diciamo, contribuisce a regolamentare l'equilibrio della terra. Contribuisce, non è solo fungo, insomma. Non è che, però una cosa è sicura, che la vita sulla terra è partita dall'unione tra un fungo e un'alga, oppure tra un fungo e un batterio. E quindi la vita è iniziata dal mare e noi nel mare abbiamo tantissimi funghi che vivono nell'acqua. Funghi che appartengono a specie infinitesimamente piccole, quindi invisibili, ma se noi prendiamo un po' di acqua da uno stagno, la mettiamo sotto un microscopio, vediamo che c'è tantissima vita là dentro, sia a livello batterico che a livello fungico. Altri funghi usati in medicina qui, oltre a questo? Dicevo, uno dei più importanti è questo qui, è un fungo, vedete, facciamolo vedere, lignicolo, è uno stereum. Questo per esempio ha avuto un'importanza vitale
nella lotta al K500 il tumore della mammella. Questo ha dei metaboliti anticancerogeni potentissimi. Quindi la medicina sfrutta questo fungo, la medicina tradizionale? Diciamo che i principi attivi sono stati estratti da qui, oggi viene fatto sinteticamente perché costa molto meno. Primo. Però contiene quei principi attivi. I principi attivi sono questi del fungo. Oggi quasi tutte le medicine, ripeto, esclusa la vitamina B12, sono sintetizzate. La vitamina B12, la riboflavina, si ottiene dando a un gruppo di funghi alcune sostanze da metabolizzare e loro tirano fuori l'esito finale è la riboflavina, la vitamina B12. Perfetto. Ora qui questo stava, mi pare, sì, dopo lo sistemiamo qui. Poi vediamo, ecco, lei ha raccolto dei tronchetti che hanno un po' lo stesso scopo. In vari stati di vita, insomma, perché il compito di questi funghi in natura è trasformare questo pezzo di legno. Noi adesso, se entriamo nel bosco, troviamo una coltre di foglie e rami, quando torniamo a primavera troviamo solo ed esclusivamente humus e fiori. Quindi si sono nutriti di questo legno. Il legno si affloscia e poi scompare perché il fungo è cresciuto, cioè si è nutrito di legno. Il compito del fungo è quello, ritrasformare tutte le sostanze morte che non servono più in sostanze per la vita. E qui vediamo tanti funghetti su questi tronchi, questi pezzi. No, io volevo dire una cosa, scusa se mi permetto, l'importanza di conoscere il nome del fungo. Perché? Perché cosa succede? Succede che al 90% quando veniamo chiamati dagli ospedali la gente dà il nome volgare. Il nome volgare, se non c'è residuo, esempio importantissimo quando uno si intossica facendo i dovuti scongiuri, è portare all'ospedale dei residui, magari anche la pulitura. Perché? Perché se un micologo ha esperienza, basta un pezzetto infinitesimale di fungo per arrivare nel giro di pochi secondi alla determinazione. Quindi capire quali sono le sostanze velenose che hanno creato l'avvelenamento. A me è successo di trovarmi in presenza di avvelenamenti, come si può dire, fittizi, avvelenamenti dati dal panico. Perché? Perché ho detto prima, il fungo attira per il pericolo. Allora se uno mangia il fungo avendo il dubbio che non sia commestibile al 100%, lo mangi a pranzo, all'una alle due di notte ti svegli in un bagno di sudore e il cuore in gola. Quello è un avvelenamento da paura. Psicologico, insomma, dice ho mangiato il fungo, mi sento un po' male e quindi si attribuisce al fungo la causa. Diciamo i sintomi si accelerano, si accrescono. Si accelerano e poi in fin dei conti non c'è avvelenamento. Quindi se il micologo va in ospedale, c'ha un residuo del fungo, dice no, guarda, sta tranquillo, se stai male è per altri motivi. Io è successo l'altro anno, mi ha chiamato, ricordo il giorno di Ferragosto, una mamma in lacrime perché il bambino aveva mangiato un fungo che era su un albero del giardino. Dico, signora, scusi, ma com'era sto fungo? Ah, era duro, eh. Dico, guardi signora, non si preoccupi perché se stava sull'albero, lei mi sta dicendo che sembrava quasi un pezzo di legno, il bambino ce l'aveva in bocca, funghi che nascono addosso all'albero, mortali non esistono. Sono funghi non commestibili, ma non commestibili perché sono duri. Ossia, però non sono velenosi. I funghi velenosi, i funghi mortali. Ecco, facciamo una distinzione. Si sente parlare di fungo velenoso, di fungo mortale, di fungo commestibile, meno commestibile. Facciamo un po', ecco, un distinguo per bene sintetico per far capire. Intanto qui, allora, in questa mostra noi vediamo dei cartellini colorati attaccati accanto al nome. Esatto, perché il verde ci dà la commestibilità, l'azzurro ci dà la commestibilità condizionata. Cosa significa? Significa che alcuni funghi hanno delle tossine che però possono essere o idrosolubili o termolabili. Quindi se sono idrosolubili è obbligatoria la bollitura, se sono termolabili è obbligatoria una cottura prolungata.
moltissimi funghi, e c'è scritto non commestibile. Il non commestibile non significa che è velenoso, significa che ha delle caratteristiche, in quel caso lì è amaro, però è un fungo per esempio che viene fatto bollire bene, esatto, le tossine vengono espulse. Ma non sono le tossine, sono quelle sostanze che danno l'amaro al fungo. Se noi andiamo verso la bassa Italia, per esempio, sono funghi che vengono utilizzati fatti sott'olio, perché quando si fa bollire con l'aceto, quell'amaro se ne va. Quindi il non commestibile significa che ha delle caratteristiche organolettiche non adatte al palato nostro. Può essere piccante, può però essere, ecco, male. Non è che fanno male più di tanto, insomma, fanno male. A qualcuno potrebbe piacere anche l'amaro, quindi a questo punto va bene. Che c'è velenoso. Allora, dove c'è il velenoso può avere delle... E quello col rosso che lei... Con il rosso, in quel caso lì abbiamo delle micene, quindi funghi con altri alcaloidi che vanno a colpire i centri nervosi, diciamo i famosi allucinogeni. Invece in quel caso di quella lebiodina abbiamo delle sostanze tossiche che sono le stesse che hanno le amanite mortali, amanitina. Il brutto qual è? Che quei funghetti nascono nei vasi dei fiori, e siccome dentro casa si parla quanto sono buoni i funghi, quando nascono i funghi nei vasi dei fiori, se ci sono i bambini in casa bisogna dirgli, educarli, che non vanno neanche toccati. Non vanno toccati. È successo due o tre volte che alcune scuole ci sono state delle intossicazioni perché i bambini hanno visto i funghi nel giardino. Quanto sono buoni i funghi, purtroppo in Italia... Mangiare un fungo che è velenoso, di solito come si risolve? Con una che si vomita, si butta, oppure rimangono i sintomi? Allora, parliamo del velenoso, non del mortale. Allora, diciamo questo, il fungo velenoso, quelli che hanno alcaloidi, quindi sostanze allucinogene, se viene mangiato crudo, normalmente, a meno che uno non abbia una patologia sua personale, ossia se io soffro di mal di cuore, se mi faccio una peretta muoio, e lì mi sono fatto una peretta perché quel fungo ha tanto di quel muscimolo, di quel muscazzone che mi manda un'ora, due ore a sognare se lo mangio crudo. Non lascia strascichi, perché normalmente il fungo non dà sua azione. A differenza delle sostanze sintetiche, i funghi danno pochissima assuefazione. Diciamo che questa è una cultura che è stata un po' bloccata, perché l'utilizzo dei funghi allucinogeni da parte dell'uomo risale agli albori, quando i primi ritrovamenti dell'Homo sapiens hanno portato anche ai primi ritrovamenti dei graffiti in cui quei funghi venivano venerati, perché contenendo sostanze allucinogene facevano passare la fame, facevano sognare per qualche ora, ti passavano i dolori, e quindi noi abbiamo visto una caverna. L'avevano scoperta un po' come droghe. L'uomo mangiava tutto crudo, quindi cosa mangiava? Mangiava quello che vedeva gli animali mangiare. E la famosa Amanita muscaria, quella rossa con tutti i puntini bianchi, il funghetto di Biancaneve, voi calcolate che 12.000 anni fa era conosciuto in tutto il globo terracqueo, perché su per giù in quel periodo abbiamo dei ritrovamenti in Siberia, nel Borneo, in Alaska. Quindi, non c'era internet, però l'uomo ha imparato a conoscerlo. Infatti c'è questo funghetto con l'aureola sopra, e l'uomo che lo prega. Quindi bene, quindi poi arriviamo ai mortali, e lì le cose si complicano ancora. I mortali purtroppo hanno delle tossine, perché non l'ho detto, non lo so, adesso non ricordo il discorso, il compito dei funghi sulla terra è quello di mangiare, quindi mangiare e trasformare le sostanze non più utilizzabili in sostanze primarie da riutilizzare. E i funghi mortali sono ghiotti di alcuni enzimi che noi abbiamo a livello cellulare. Quindi se io mangio l'amanita falloide, cosa avviene? Che l'amanita falloide mangia un enzima del mio DNA e non permette all'RNA della duplicazione della cellula, perché non c'è più corrispondenza a livello di elica.
le cellule morte arrivano al fegato morte, quindi io comincio a sentire i dolori 8, 10, 12 ore dopo che li ho mangiati. Poi non c'è rimedio, non è mai quando è in circolo. No, lo strano è, diciamo, dice... che se l'ospedale attrezzato oggi, se riesce senza arrivare all'estremo del trapianto, oggigiorno nel nord Italia non si muore più. Perché? Perché gli ospedali sono attrezzati e quello che manca nel centro-sud è la cultura anche a livello ospedaliero. Purtroppo non c'è. Però come fanno poi ad espellere dal fisico tutte queste pezzettine di funghi, sì, che sono vivi poi? Quindi non muoiono con la digestione, come uno dice, no, c'è un detto, dice, non c'è peggior corpo che entra in un altro corpo, perché si muore. Il fungo riesce a vivere anche dentro la digestione, allo stomaco della persona. Ma perché il fungo, ripeto, si inserisce nelle cellule. Ossia, il fungo mangia alcune sostanze delle nostre cellule. Qual è la cosa importante? Espellerlo nel più breve tempo possibile. Quindi c'è una collaborazione tra ospedale e micologo, cultura, l'uomo intossicato viene ricoverato, quindi se io mangio funghi a mezzogiorno, alle 6, le 7, le 8, le 10 di sera mi prendono dei dolori fortissimi al fegato, ai reni, perché lì è che non è l'avvelenamento che dicevamo prima da cervello, è un avvelenamento vero e proprio, è un avvelenamento da cellule morte che arrivano al fegato, quindi è un avvelenamento che dà dolore. In quel caso lì il compito del medico è intervenire immediatamente, chiedere l'intervento del micologo, determinare immediatamente quali sono stati i funghi che hanno creato l'avvelenamento e intervenire di conseguenza. Bene, qui vediamo addirittura una pigna, perché l'ha portata in mostra? Io non è che ho portato in mostra la pigna, io ho portato in mostra il fungo che sta mangiando la pigna, quindi sta degradando le sostanze che contiene questo strobilo, che sono quasi esclusivamente resine, quindi ci sono dei funghi che sono ghiotti di resina. Una cosa che forse chi va per boschi non ci ha mai fatto caso, quando si trovano le ossa di animali morti, difficilmente si trovano le unghie e le corna. Perché? Perché i funghi sono ghiottissimi di chitina. Perché loro contengono chitina e sono ghiotti di chitina, quindi dove la trovano la chitina? La trovano nelle unghie e nelle corna, sono la prima cosa che sparisce dal bosco. Ho capito. Oh, poi qui vediamo funghi molto noti, rossini, quest'altro il prugnolo viola. Diciamo che questo per esempio, visto che abbiamo parlato del prugnolo viola, io vorrei ricordare ai raccoglitori che abbiamo in questo periodo il prugnolo, quello grigio. E oggi il Ministero della Sanità ha vietato la raccolta e la vendita di quel fungo perché ha appurato che nel tempo dà dei brutti guai, ha delle tossine che si accumulano nell'organismo e portano al tumore del colon, al tumore degli intestini. Quindi lasciamo perdere il prugnolo. Il prugnolo, quello grigio, questo viola non è stato vietato. Questo ancora viola non ha mai dato fastidio, ad oggi non risulta che abbia mai dato dei fastidi, insomma. Invece chi va a raccogliere i funghi si sente più sicuro nel mangiare quell'altro tipo di prugnolo che non questo viola. Questi viola di solito dicono, ma che coloraccio, questo è pieno di veleno, è viola. E invece no, quindi l'apparenza non è un indice di conoscenza e di sicurezza, assolutamente. Bisogna studiare il fungo. Il fungo, abbiamo detto, si conosce purtroppo sulle morti di qualcuno, perché solo così si è arrivato a dire è velenoso, è buono, è commestibile. Solo il fungo noi abbiamo la sicurezza solo ed esclusivamente nel momento in cui viene determinato con tanto di nome e cognome. A quel punto sappiamo se è un fungo che ha fatto male a qualcuno o meno. Noi sappiamo benissimo la cultura
nei boleti, quindi nella famiglia dei porcini, che quelli che diventano neri sono velenosi. Non è vero, il fungo velenoso non cambia colore. Quindi il cagliente famoso, il cagliente che qui si dice è cotto e commestibile. È cotto e commestibile, dice che è più buono anche del pulcino, quello che conosciamo. Il discorso dell'aglio che diventa nero, l'argento che diventa nero, se io prendo una manita falloide fresca, bocciolo, l'aglio rimane bianco. Uguale con una bistecca, una bistecca rimane fuori al frigorifero due giorni, l'aglio diventa nero. Ma perché? Perché, ripeto, i funghi contengono proteine, le proteine degradandosi trasformano in ptomaine, il passo successivo è la cadaverina, l'aglio a contatto alla cadaverina diventa nero. Però questo con tutti i funghi, anche quelli buoni. Allora, cioè, sia col cattivo che col buono. Quanti funghi sono esposti? Diciamo in questa sala? Intorno alle 150 specie, ma molte le abbiamo dovute buttare perché sia ieri che questa mattina, mentre raccoglievamo, pioveva e quindi si sono degradati troppo per essere esposti. Oh, sono funghi raccolti in questi giorni, da 2 o 3 giorni qua? Ieri ed oggi, sotto l'acqua. Nella zona del fossatello, nella zona... Allora, ripeto, dalla sponda del lago di Corbara, dietro la chiesa, il cimitero di Corbara, fino qui alla pinetina questa che sta qui sopra la fossatella. Quindi i funghi si trovano in tutte le stagioni. Magari in stagione è un certo tipo, in altre altre, ma comunque si trovano sempre. Ripeto quello che ho detto all'inizio, anche se divento petulante. Il compito dei funghi non è quello di essere mangiati, ma di chiudere il ciclo della vita sulla terra. Quindi i funghi ce l'abbiamo tutto l'anno, da gennaio a dicembre. Logico, avremo delle specie primaverili, avremo delle specie estive, avremo delle specie autunnali e delle specie invernali. Noi ringraziamo il signor Alessandro. Quindi avete visto che stiamo di fronte non a un signore così che ha preso la cosa alla leggera, ma addirittura a livello universitario. A noi ci ha detto alcune cose, ma sappiamo che ne sa ancora di più. Chi è curioso di funghi, chi vuole conoscerli meglio, anche solo allo scopo commestibile per mangiare, domani venisse qui al Fossatello. Noi ci siamo divertiti, abbiamo imparato cose che non sapevamo e quindi credo che faccia comodo a tutti. L'augurio è che questa sensibilità, no, come diceva prima Alessandro, arrivi anche a chi è preposto nelle scuole, a fare in modo che si formi una cultura del fungo, che non sia solo visto come un qualcosa per mangiare, ma che si vada a capire anche l'importanza che hanno nella natura. Allora, io la ringrazio e un in bocca al lupo, perché sappiamo che la visita delle persone è un po' anche il successo della sua mostra. A tutti un arrivederci. Grazie, buonasera.